È un anacronistico mezzo di locomozione che per le strade desta sempre stupore. Alle Olimpiadi serve a dimostrare, con l'età, anche la bontà degli intramontabili concetti del barone de Coubertin, concetti nati al tempo delle gonne lunghe e dei baffi a manubrio, nell'era beata del dilettante. La fusione di un doppio binomio braccio-mente, come avviene nel tandem, ha sempre spinto gli istruttori più zelanti alla ricerca spesso infruttuosa di pedalatori gemelli. Uguale taglia atletica, uguale colpo di pedale, uguali reazioni psicomotorie. Tutto questo è stato realizzato a Roma copiando sul tandem Sergio Bianchetto e Giuseppe Beghetto. Stessa età, stesso peso, stesso paese. Anche nel tandem i brividi sono stati pochi e Bianchetto-Beghetto, battendo nella finale la coppia tedesca, con una volata progressiva e potente, hanno conquistato la terza medaglia d'oro.